Ciao a tutti da Gioia Emilia Romagna. Oggi siamo a Lido di Savio, in Viale Romagna, al civico 53, dalla parrucchiera Cristina. Perché direte voi? Ed io vi rispondo perché oggi vi facciamo partecipe di una nobile iniziativa, Trecce di Coraggio. Dona i tuoi capelli, dona coraggio. È un'iniziativa della Lega Italiana Lotta contro i Tumori, acronimo LILT, e Confartigianato Ravenna. Ogni 3 kg di capelli donati, la LILT di Lugo riceverà una parrucca che poi l'oncologia di Lugo assegnerà ad un malato oncologico. Al momento sono 55 i saloni in provincia di Ravenna che hanno aderito e che espongono il logo di riconoscimento per questa iniziativa. Oggi quindi entriamo dalla parrucchiera Cristina perché abbiamo Virna che ha deciso di donare i suoi capelli per questa nobile iniziativa. Buongiorno parrucchiera Cristina e buongiorno alla Virna. Allora, Virna, spiegaci un po' dove ti è venuta quest'idea di farti tagliare i capelli per donarli. Perdonarli, sì. Ho visto un programma dove c'era la Francesca Michelin che diceva che aveva tagliato i capelli dalla Mara Venier perché doveva donare. Infatti da lunghi, che ne aveva lunghi, li ha fatti corti così. Io dopo ho guardato su internet, mi sono informata e poi sono arrivata qua dalla parrucchiera Cristina che lei lo fa. Ecco, Cristina, spiegaci un po' come funziona appunto Trecce di Coraggio per donare i capelli per dare una parrucca ai malati oncologici. Vai. Esatto, allora innanzitutto i capelli devono essere lunghi abbastanza da poterne tagliare 30 centimetri, possono essere tinti ma non con l'henné e non permanentati, devono essere lavati e puliti, asciutti, perché noi faremo delle codine che taglieremo e conserveremo nei sacchetti, che questi sacchetti poi vengono raccolti nelle nostre associazioni. Queste associazioni li danno a un'altra associazione che si chiama LILT e fa queste parrucche e poi le doneranno all'IRST di Mendola. È andata, è andata, è andata! Grande emozione! Anche per me, ci credo, ci credo! Ciao!